riusciamo, dai, adesso, corri! Esci da questa stanza, Mila, subito, di qua, di qua! Penso si sia trattato di un ladro, ma i rumori si sono sentiti all'alba. Cerchi di ricordare qualche particolare. Non riuscivo a capire neppure da dove arrivassero i rumori. Poi l'urlo soffocato. Un ladro non sceglie l'alba. Infatti. E poi, svestito, in quella stanza che è sempre chiusa a chiave, colpito con una statua, che è stata sempre nel corridoio e ora si trova lì vicino alla stanza. No, non sono convinto per nulla, per nulla. Quanti sono gli ospiti in questo albergo? Un giornalista, una danzatrice di passaggio e un cantautore in vacanza. Ah, ma lei ha controllato, manca nulla? Non manca nulla. Chi ha la chiave di quella stanza? Io sicuro. Io e Mila, la cameriera. E allora la chiave, faccia venire. Io non sapevo niente, io non capivo. No, no. Sta calma, signora. Voglio solo sapere da lei se aveva mai visto quell'uomo. Cosa può dirmi di quella stanza sempre chiusa a chiave? Chi altro ha la chiave? E quella statua che faceva lì? Benedetta ragazza, lo capisci che dobbiamo collaborare? Qui un uomo ha perso la vita e il residence non può permettersi uno scandalo. Signora Viva, lei conosceva quell'uomo? Sì, sì, sì. Bueno. E allora, era un amico, un parente o qualcos'altro? Ma come si permette? Io sposata seriamente, donna seria! E allora chi era questo Mauri? Io non so, io avrei visto lui solo qualche volta qui in giro. No amico, no amante, niente! Thank you.
commissario, ma non vorrà mica ancora trattenerci a lungo. Io ho un'intervista dall'altra parte della città questa sera e non posso tardare. Capisco, sia calmo, perché dobbiamo appurare come sono andati i fatti questa notte. Lei ha sentito, ha notato qualcosa? Ma cosa vuole che abbia visto io? Sono sempre preso dal mio lavoro. Io ho letto, ho studiato, ho scritto. Insomma, ho preparato l'intervista per questa sera. E poi, sia chiaro, io non sono un tipo che si impiccia. In un albergo, poi, io sono di passaggio. E anche io, sa, commissario. Immagini, ero venuto qui per riposare. Sa, qualche giorno di tranquillità, ottimo cibo, insomma, riposo. Capisco. E poi ieri sera commissario, ho alzato un po' il gomito e ho dormito come un dio fino a 2 ore fa. Sì. Una sbornia, commissario, una sbornia con i fiocchi. Mi spiace non poterle essere utile all'indagine. Pazienza. E lei, signorita, ha sentito qualcosa, ha visto qualcosa? No, nulla. Ho la camera dall'altro lato, in fondo al corridoio, all'ultimo piano. Sa, scelgo sempre stanze lontane. Devo riposare bene dopo lo spettacolo. Ma... Ma cosa? Sono preoccupata. Sa, per mio padre. È un uomo molto noto, di fama internazionale. Non vorrei che questa storia possa danneggiarlo. Non capisco. Lei conosceva questo Mauri? No, cosa ha capito? Mi sono espressa male. Sa, la mia carriera, il teatro, il mondo della danza... Un omicidio! Capisce? Lei si agita troppo! Ricominciamo dall'inizio! No, commissario, adesso basta, questo è troppo! Ma cos'altro vuole che le diciamo ancora? La verità! E va bene, basta che ci diamo un tanto! Qualcosa da dire? Ce l'ho io. Visto? Ho visto ieri pomeriggio, nel corridoio, quell'uomo che parlava con la cameriera, anzi litigava con la cameriera. Però... non ho capito una parola di quello che diceva. Ha visto che basta poco per dire tutto. Ora sì che faremo presto e vi libererò tutti. Ti hanno vista parlare con quel ragazzo. Non mentire o sarà peggio per te. Ma io non so. Ma ti rendi conto? Tra voi c'era una relazione. Quel ragazzo è stato ucciso. Sei nei guai fino al collo. Solo la verità ti potrebbe salvare. Va bene, commissario, facciamola finita con questa farsa. Ebbene sì, io e Mauri eravamo amanti e ci incontravamo qui. Fino a quando poi lui ci ha scoperti. Sì, e l'ha minacciato di morte proprio qualche giorno fa. Lui chi? Mister Oli. Oh. Sì, come le dicevo, commissario, noi ci incontravamo qui, sai, l'unico posto dove potevamo stare in disparte. Io sposata, lui impegnato, non volevamo far soffrire nessuno, ma poi lui ci ha scoperti e ci ha detto: se vi trovo ancora qui, anzi a lui, ad Amauri, se ti trovo ancora da queste parti sarà peggio per te. Molto interessante, ma non convincente. Allora, signori, potete andare. Anche lei, signorina. Lasciate però i vostri recapiti telefonici, perché con la necessità potreste essere chiamati. D'accordo? Va bene. Quindi, aggiornamenti sulle indagini? Hanno cercato di tirarlo dentro, sa? Ma tranquillo, so chi ha ucciso Amauri. A proposito, Mr. Holly, stanno per arrivare le volanti. Per favore faccia entrare gli agenti, perché stanno per scattare le manette. Sì. Ma insomma, commissario, ma quando finisce questa messa in scena? Perché non posso andare via anch'io come gli altri? Perché stanno per arrivare gli agenti. Tesoro. Il caso è chiuso. Ad uccidere Amauri, cieco d'amore e di gelosia, per essere stato tradito dalla sua bella cameriera, è stata proprio lei, Mila, il tuo tesoro, irretito dalle tue moline. Ma commissario, mi dica, guardi com'è graziosa. Chi non ci avrebbe provato? No, commissario.
Flavio ha commesso un errore. Quale? Innamorarsi di me, e per questo si voleva disfare di lui. Non tenti adesso di addossare a lei tutte le colpe. Ma Amauri Nicolai la esasperava, la ricattava. È vero, commissario, mi ricattava, è vero! Sì, e l'hai attesa qui per l'ultima volta, fingendo di volerti concedere nuovamente a lui. Il resto, ditemelo voi. Ha tirato Amauri nella stanza, sempre chiusa. Mila lo ha fatto sfogliare e stendere sulla brandina. Quindi l'ha tramortito con vino e un potente sonnifero. Poi ha aperto la porta al suo bel cantautore, che precedentemente aveva trasportato la pesante statua lì, nei pressi della stanza. I due hanno provato anche a disfarsi della statua, ma sentendo arrivare il portiere sono fuggiti, lasciando aperta la porta e il cadavere ancora caldo steso a terra. E gli avete chiuso gli occhi per sempre, povero Amauri. La mia smomia non è servita. E la mia vita è finita per sempre. Ma come ha fatto? Come ha fatto a capire? Le smomie d'amore sono le peggiori. Se ne ricordi?